Non ero mai, 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 mai felice. Loro vedevano che il mio futuro era nell'attività di famiglia, però io ho deciso di mollare tutto. Io volevo vivere con la musica e volevo vivere e lavorare con i tamburi. Non ho la smania di dover per forza calcare palchi. Quando ho scoperto questo modo, questa dimensione di fare musica, io mi sono reso conto di quanto vivevo con ansia al salire sul palco e fare una performance. Io è come se fossi nato due volte. Era il 97, 1997. Uno poteva scegliere se fare il servizio militare o poteva obiettare. E questa era l'unica cosa che allora avevo chiara nella mia vita. Io non volevo fare il militare. E durante quell'esperienza mi sono ritrovato in biblioteca e ho percepito che io stavo sbocciando, che c'era un qualcosa di me che non conoscevo. Ho avuto questa sensazione in mezzo ai libri e lì ho cominciato a chiedermi esattamente chi ero e cosa volevo essere. È stata una domanda alla quale per rispondere sono dovuti passare 17 anni e la musica non mi ha più abbandonato. Il studio della musica l'ho cominciato a affrontarlo lì, non ho più smesso. Lavoravo in un salone di acconciature con mio fratello e mi trovavo anche abbastanza bene, ma non ero mai, 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 mai felice. Ogni giorno in cui mi svegliavo sapevo che quello non era il posto in cui io sarei invecchiato. E io avevo cercato di manifestare il mio malessere, ma non arrivando in maniera chiara e limpida anche le persone che sono vicine, per quanto possano capire, non comprendono. E loro vedevano che il mio futuro era nell'attività di famiglia, però io ho deciso di mollare tutto. Io volevo vivere con la musica e volevo vivere e lavorare con i tamburi. Era luglio-agosto del 2015, sono uscito dal salone e non sono più entrato. Con mio fratello ci sono state molte incomprensioni che fortunatamente abbiamo risolto. Ci è voluto del tempo. Abbiamo dovuto comunque fare pace con noi stessi in primis e poi con l'altro. Ho fatto un anno e mezzo chiuso nel mio box insonorizzato a suonare i tamburi dalla mattina alla sera. Dicevo, ma io voglio trovare una dimensione lavorativa in cui il tamburo può diventare una forma di lavoro per me. La vita di musicista, ho continuato a portarla avanti, non era sufficiente. La vita dell'insegnante di percussioni non era sufficiente per sostenere, le due cose insieme non erano sufficienti, cercavo un'altra via. Io seguo un ragazzo nel suo percorso scolastico. Da un lato io ho continuato come assistente persona e ho scoperto quello che era il drum circle. Il drum circle è semplicemente un cerchio di tamburi in cui le persone si dispongono in cerchio e utilizzano, suonano diversi tipi di strumenti a percussione, facilitati da quello che viene definito facilitatore, che è quella persona che organizza e gestisce il cerchio e si prende cura delle persone in quel momento che sono all'interno del cerchio e che stanno suonando. Il cerchio di tamburi non ha come finalità la performance, è più un'esperienza, ovvero una persona è lì, gioca con le altre persone, entra in relazione, suona insieme agli altri, entra in comunicazione empatica attraverso la musica. Queste esperienze adesso negli ambienti scolastici sono richieste. Esperienze che possano creare relazioni e migliorare lo stato psicofisico degli alunni e degli studenti. I cerchi principalmente li porto nelle scuole, ma anche con persone diversamente abili, anche con persone anziane. Quando ho scoperto questo modo, questa dimensione di fare musica in cui la performance viene proprio messa da parte, io mi sono reso conto di come ho sempre vissuto io la musica da musicista e da percussionista, di quanto vivevo con ansia al salire sul palco e fare una performance. Io sono molto legato alla musica di matrice latinoamericana, però senza nessun tipo di ansia da prestazione. Non ho la smania di dover per forza calcare palchi Quindi se ti e invitassero a Sanremo non ci andresti. mai dire mai, salire su quel palco lì assolutamente no, mi fa una paura tremenda e mi sento proprio decontestualizzato, però intorno in un localino dove si fa musica e si suona volentieri, quando
quello l'ho sempre fatto e continuerò a farlo, e perché no anche a Sanremo.